Ai punti crea di più la Gelbison, mare criminale e il Barletta per un palo pieno colpito da Diaz e un calcio di rigore che sembra mancare su un gom. Ritratti dello 0-0 del campo sportivo Vaudano tra la formazione di Vallo della Lucania e i biancorossi di Salvatore Ciullo, capaci di dare continuità alla loro stagione con il secondo risultato utile di fila nel percorso salvezza. Le formazioni, Barletta che conferma il 4-3-3, l'unica novità rispetto all'11 che ha superato il Matera è Del Prete al posto dello squalificato Fornaro. Davanti fiducia al tridente formato da Pulina, Diaz e Caputo. Gelbison senza Croce, il suo capocannoniere con 11 reti, out anche Gagliardi. Erra opta per il 3-5-1-1 con Kosovan a supporto di Bubas. L'avvio è totalmente monopolizzato dai padroni di casa. 90 secondi era Gelbison va al tiro, De Pasquale entra in area da destra, conclusione sul primo palo, Sapri attento. Poi è Sicurella a colpire di testa su un invito da destra di Daniel Ferrante, alto di poco. E ancora Ferrante poi a pescare Casier a sinistra, conclusione forte, Sapri si distende, poi Capone libera sulla linea con l'aiuto dei compagni. Il monologo Gelbison nei primi 10 minuti si chiude su questo invito dalla bandierina di Manzo per Sicurella, il destro è ribattuto da Rizzo, poi lo stesso numero 5 calcia alle stelle. L'occasione più grande del primo tempo è però del Barletta, minuto 18, Lobosco recupera così il pallone sulla tre quarti ai danni di Manzo e serve Diaz, tutto solo il Tato si fa ipnotizzare da Milan e sbaglia un gol fatto. La Gelbison riprende poi a macinare gioco, Sicurella per Casiello, pallone per Kosovan, appoggio ancora per Sicurella che dai 20 metri calcia al lato di poco con il destro e poi Daniel Ferrante ad andare al cross da destra, Bubas stacca sul dischetto, il colpo di testa termina alto di poco, entra poi nella partita Kosovan che si libera così di Basanisi in area, Capone mura il sinistro e chiude in corner, l'ultima chance del primo tempo in questa iniziativa di Casiello che sgasa a sinistra e invita al centro, De Pasquale di testa botta sicura, Sapri deve soffiare per evitare il gol. Il secondo tempo parte a ritmi più bassi, prova a spezzare il gioco Caputo che va al cross da destra, la difesa di casa lascia scorrere, Pulina mette giù e serve per Diaz, fondamentale il recupero di Daniel Ferrante. Ciullo interviene così dalla panchina, prima Cafagna per Mancarella, poi in gomme per Caputo. Al 21esimo del secondo tempo l'episodio che farà discutere, pallone profondo di Rizzo, Diaz parte sul filo del fuorigioco e colpisce di testa Milan Battuto, respinta del palo, poi in gomme va giù in questo contatto con Fontana. Il rigore sembra esserci, avallato anche dalle immagini. L'arbitro Dasso non è d'accordo e lascia correre tra le proteste. La Gelbison prova poi a cambiare il ritmo alla partita con Barone per Kosovan. Dopo questo tentativo a giro di Basanisi su punizione, sul fondo è proprio Barone al rientro dopo l'infortunio di un girone fa al Puttilli a liberarsi in area di Camilleri su rimessa lunga di Sal. Destro e risposta prodigiosa di Sapri. Sarà l'ultima emozione della partita. Nei 5 minuti di recupero le due squadre non riescono a farsi male. Gelbison che sale a quota 31 punti e nel prossimo turno farà visita alla Paganese nel derby. Il Barletta invece attenderà domenica al Puttilli il Manfredonia.